Ciao ragazzi, allora, come molti mi avete chiesto, oggi sto provando la canna del mio amico Aldo, la Zero Berg 63XXXGL. L'abbiamo provata ovviamente a nylon, come prima prova doverosa, perché vista l'azione di una punta abbastanza veloce, ovviamente in allamata, e un fuso poi che segue progressivamente, diciamo, il movimento del combattimento con il pesce, potrebbe essere benissimo una seconda canna da partenza, per poi proseguire, la pescata con i vari crank di media grande profondità. Io la sto usando con un Valcane Orizard LI. Perché il pesce, ovviamente, questo è un lago stanziale, pesce assolutamente stanziale, quindi piccato, strapiccato. Abbiamo fatto una pescata ovviamente questa mattina, eravamo in diverse persone, quindi il pesce è molto molto stressato, è un pesce che è dentro il lago da diversi mesi già ormai, quindi dal fondo del lago si è un pochino alzato, abbiamo fatto vari tentativi e io lo vado a disturbare con un crank grande, di grandi dimensioni, ovviamente come l'Orizzard LI, perché mi crea molte vibrazioni, con un recupero molto molto lento a canna, diciamo, abbastanza alta. Proviamo a alzare ancora di più la canna, perché il pesce fa delle continue cacciate dal basso verso l'alto, poi ritorna immediatamente in fondo. Quindi vediamo proprio con un recupero lentissimo. Questo ci ha fatto capire il movimento che vuole il pesce, che vuole delle gercate, comunque vuole essere stimolato per poi dare delle pause. Vedete l'azione della canna? La frizione non deve essere mai completamente aperta, facciamo sempre lavorare il grezzo, magari facciamo un recupero più modulare.
Eccola qua. Grazie ragazzi e buon divertimento.